Intanto sono molto felice e lieto di ritornare dopo un'altra importante inaugurazione che abbiamo fatto già qui. Oggi si parla di nuovi strumenti, tecnologie, nuove strumentazioni per una buona cura, un'eccellenza, perché chiaramente lo SCATI ha un'occasione, diciamo, unica in quest'area di avere tecnologie e strumenti di indagine fondamentali oggi per la prevenzione. Quindi in momenti di crisi per fortuna si riesce anche a investire, non quanto vorremmo. È una giornata significativa non solo per il lavoro svolto dall'azienda con grande capacità, ma dal management, dai medici, da tutto il personale, ma soprattutto dai pazienti, insomma dai cittadini che possono avere un ospedale veramente all'avanguardia. È proprio folle pensare di continuare a tenere le regioni in piano di rientro da anni, con una battaglia di tutti i parlamentari del Mezzogiorno per le regioni in piano di rientro, per sbloccare quel famoso 15% di sblocco del turnover, pensate, dopo tanti anni solo il 15%, per arrivare dopo 8 mesi finalmente a concederci in questi giorni, questi 250 complessivamente, pensate un po', nella regione Campania, ingresso di nuovo personale. Abbiamo chiesto quest'anno già al Ministro, siamo andati a chiedere almeno lo sblocco del 50%, che significa per noi più di 1500 in nuovi ingressi, per me sono ancora pochi, se no, noi dovremmo fare almeno un anno di sblocco totale del 100%, poi ritornare eventualmente con una media diversa. Purtroppo è una legge dello Stato, le leggi si rispettano, non le vogliono cambiare, secondo me è un gravissimo errore perché non produce minori costi. Noi abbiamo fatto molto per la città di Avellino, per la provincia e per la Campania. Credo che siamo a metà dell'opera, ci sta ancora molto da fare, non bisogna mai fermarsi. Guardate che soltanto con una concertazione così si può riuscire in un momento di grande crisi a poter raggiungere questi traguardi.